שלום עליכם, רבי, אוי שימצא שם של מסכת בכורות דף י"ד. Sarebbe opportuno di presentarvi una piccola introduzione. Questa sughia tratta di un sacrificio che è Balmum, un sacrificio meno amato. E vi sono alcune possibilità. Una possibilità è che un animale si era meno amato e dopo di ciò la persona la consacrò. Lo consacro, scusi. E ci sono due possibilità. Una possibilità è che, ad esempio, disse: questo animale è per Olà. Allora, questo animale ha solo santità monetaria, deve essere venduto e col denaro ricavato deve acquistare un sacrificio Olà. Un'altra possibilità che disse: questo sacrificio è Olà, cioè invece di dire è per Olà, disse questo sacrificio stesso è Olà. In questo caso ciò che disse non ha nessuna importanza, nessun valore, l'animale non ha nessuna santità, è come se non avesse detto nulla. Adesso un'altra possibilità è che consacrò un animale immacolato e diventò meno amato. Allora deve essere redento e col denaro ricavato e deve acquistare un altro sacrificio. Però questo animale comunque gli rimane un residuo di santità che non può essere e non si può usare per compiere lavori e non può essere tosato. Vedremo più avanti cosa succede riguardo a un tale animale col suo latte e con la sua prole. E penso adesso possiamo iniziare con la Mishnah. Con la cosa semplice che Adam Mum Kavua Ledeshan, tutti i sacrifici che avevano una menomazione. E adesso scusi, ho dimenticato di dire un altro dettaglio, che vi sono due tipi di menomazioni, c'è cioè una menomazione fissa e una temporanea. Se è temporanea, allora si aspetta finché la menomazione passi, però se è fissa, è stabile, allora è quello che sta proprio quello che sta trattando qui, è la Mishnah. כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונבדו חיים מבכורה ומתנות. יוצאים לחולין לגזל ויעבד. Tutti gli animali consacrati che avevano una menomazione prima che furono consacrati, e in questo caso, come abbiamo detto, hanno solo santità monetaria, venivdu e furono redenti, tornano a essere chulin, che essere profani, non hanno nessuna santità. E perciò chayavim bechorah, la legge di bechorah vige riguardo a essi, o matanot, e deve dare i doni al Cohen, come Zroa Lechaim HaKeva. Zroa è l'avambraccio, la zampa anteriore, e la mascella con la lingua, e l'abo manso. Yotzine Cholin li gazel riavet, e sono completamente Cholin, completamente profani, e perciò possono essere tosati, e uno può lavorare con tale animale, usarlo per soma o qualsiasi cosa, arare, eccetera. E Vladam Halavan mutar la harpitonan, e la loro prole e il loro latte è permesso dopo che furono redenti. E si tratta di latte che fu munto dopo la redenzione.
ואשר חתן בחוץ פטור. E se lì fece la scritta fuori il santuario, patur, non è castigato. Cioè, qui si tratta anche se non furono redenti. E perciò non c'è quel grosso divieto nella Torah che non si può fare scritta fuori il santuario. Però siccome non era adatta, non era ruia, non era, diciamo sì, adatta ad essere sacrificata nel santuario, perciò non vi è, non compiete un grosso peccato se li facessi da fuori. Veno sentimura, e se li scambiò con un altro animale, non, lo scambio non è valido, cioè non succede nulla. Vei metto i padù, e se questi animali morirono prima della redenzione, e devono essere, la carcassa deve essere redenta anche. Cioè non può dire che siccome è morto che non ha nessuna importanza. E tutte queste leggi vigono in riguardo a tutti i tipi di sacrifici, tranne Bechore Maser. Poiché in questi casi, anche se la menomazione accade prima che furono santificati, comunque la santificazione è valida ugualmente. Il Bchor, poiché è santificato già nel ventre della madre, anche prima che uscì. E Maser, perché questa, che la Torah dice, lo Ivacher Bedoblerà, che non c'è, non può distinguere tra il, né se è male, se è buono, se non è buono. Perciò non fa differenza, anche se ha una menomazione, comunque il din di Maser vige ugualmente. Però se santificò prima, consacrò prima, meglio detto, e dopo di ciò ricevette un difetto, o mum over le deshan, oppure un difetto temporaneo, si parla di, in questo caso, che la menomazione accade prima della consacrazione. Si tratta di un mumover, di una menomazione temporanea. Ulachar mikar nolad lahem mum kavua. Ma dopo di ciò, questa menomazione temporanea diventò di menomazione fissa. Allora, e dopo che furono consacrati, diventarono difettosi, ricevettero una menomazione fissa, venivdu, e furono redenti, comunque pturim na bchora, benché è permesso mangiare la loro carne, però la loro santità lasciò qualche vestigio, rimase qualcosa della santità, e perciò pturim na bchora. Non, il din di Bchorah non vige in questo caso. E umina matanot, sono esenti da dare i doni al Kohen, Israele Chaim Akiva, Benevzin Lechulin di Gazez, Viliabed, però non sono completamente
profani, hanno una santità parziale, che non possono essere tosati e non possono essere usati per lavoro. E vladano e chalavana sur le harpidonan, e la loro prole, il loro latte è vietato dopo che, e se gli animali diventarono gravidi prima della redenzione e dopo ciò nacque la prole, ed ugualmente se munse, diciamo, delle vacche dopo la redenzione, è vietato mangiarle, vladan chalavan. Veshochatan bachut chayav, e colui che fece la scritta fuori santuario, chayav karet. Se lo fece intenzionalmente, e se lo fece involontariamente, chayav chatat. Veosint mora, e se scambia questo animale per un altro, lo scambio prende vigore, e quindi entrambi gli animali sono uno rimane consacrato, l'altro anche diventa consacrato. Vi metto i cavù. E se morirono prima che furono redenti, devono essere seppelliti, che non si redime le loro carcasse. E perché, come vedremo, che c'è un din che bisogna farli stare eretti, devono essere eretti in piedi, diciamo. E dopo di ciò, il Cohen deve stimare il loro valore. Siccome non possono, sono morti, non possono stare in piedi eretti, perciò manca questa, si chiama Hamadavarcha, e perciò sono esenti dalla redenzione. Diciamola, Tama di Nibdu, ciò abbiamo detto in Mishnah, che se furono redenti, vi è il din di Bechorot e di Matanot, solo se furono redenti, allora Nibdu Pturim Miracolim Matanot. Però se non furono redenti, sono esenti da Bechorah e dai doni al Kohen, poiché non hanno una santità corporea, solo una santità monetaria. Kassavar, Kshadamim, Midchatcha, Miracolim Matanot. E questo Tanà della nostra Mishnah è l'opinione che santità monetaria respinge dal din di Bechorah e Matanot. Che santità monetaria esenta l'animale dal din di Bechorah e Matanot. E abbiamo studiato la Mishnah Avicenna Kulin, che Kodashim, i sacrifici che se ebbero una menomazione prima che furono consacrati, che vengono spogliati da questa minima santità e rimangono completamente profani, e perciò possono essere tosati e si può lavorare con essi. Tama di Nibdu, questo è solo perché furono redenti, allora Nibdu serve che si avuta. Però se non furono redenti è vietato tosarli e lavorarci. Misaele e ciò è d'ausilio a ciò che insegnò Rabbi Eliezer. Misaele e Rabbi Eliezer, Damar, Kocheb de Kabait, Assurim che si avuta. Che animali consacrati per il rinnovamento, per Bede Kabait, il rinnovamento del santuario, e sono vietati di tosarli e di lavorarci e prima che furono redenti, benché hanno solo santità monetaria. E ciò è compatibile, cioè, come abbiamo visto appena adesso, Halon Ibdu, una riga pro. Allora, Nibdu serve che si avuta,
che se non furono redenti, evitato tosarli e lavorarci. Amri, perché entrambi hanno santità monetaria e non santità corporea. Amri dissero gli studenti della Yeshiva che non è detto lo Dushat Damim Mizbeach u Nimechlafa Mitzvah Gura Mizbeach perciò Gazu Burabanan aval Kodesh Vedek HaBayit lo e solo riguardo un animale che fu consacrato per essere sacrificato che vi possa essere un errore che gente possono sbagliarsi e scambiarlo. E cioè, se uno, cioè quello che dice è Dushat Amin Mizbeah, vuol dire che uno consacrò un animale per una consacrazione monetaria, non consacrazione per il sacrificio stesso. Cioè, che disse che questo usò del denaro che era santificato per questi animali per sacrifici, però non denominò il sacrificio. E comunque hanno una certa santità maggiore di Dushat e Bedekabait. E perciò uno potrebbe sbagliarsi de Michlefa, può errare e pensare che Ag Dushat Mizbeach. Aveva capito, però un sacrificio, sacrifici che furono consacrati per Bede Kabait, in questo caso non c'è rischio che la gente possa sbagliarsi. E non è detto che è vietato tosarli e lavorarci, perché forse in questo caso i saggi non decretarono, perché forse non c'è il rischio che uno possa sbagliarsi e scambiare. È messa la Mishnah, la dama chalava mutar, che il latte, il loro prole, il latte è permesso, dopo che furono ordenti. Chiede che verrà, e che cosa si tratta? Ilema di avar vitialit la carbidionan pshita. Se si tratta che nacquero, furono, questi animali diventarono, le femmine diventarono gravide, e dire una nascita dopo che fu un redente. Cita, è evidente, poiché fu dopo che fu un redente non c'è problema, cioè sono completamente profani. E la diavar li fnepidonan, vitiali la carbidonan. Bisogna dire che si tratta che diventano gravide prima della redenzione e diedero nascita dopo la redenzione. E perciò viene a insegnarci che comunque la prole non ha santità. Halif ne pidiona nasire, perciò si può dedurre da ciò che prima della redenzione la prole sono vietati. Se nacquero prima della redenzione. E perciò quello che bisogna fare è redimere loro stessi. Voltiamo da. E chi è Gmaran nivdintimin o enivdintimin? Chi è Gmaran riguardo a queste parole che sono sacri, consacrati. Se possono essere redenti e persino se sono, perché c'è il sapere che c'è un din che non si può redimere un animale che è immacolato, che non c'è nessun difetto. Perciò chi ancora in questo caso di questa prole, se è permesso redimerli benché sono completamente immacolati, oppure no, perciò bisogna aspettare che ricevano qualche difetto. Diciamo bisogna lasciarli pascolare finché c'è qualche difetto, solo ciò, dopo di ciò si possono redimere. E dice, ma la Tashma ti porta una dimostrazione, che Matpis, Bale Mumin, Kuin, Legabim, Isbeah, Vialdu, Imachru, Venzerim, Mumu. Colui che consacrò
e animali che hanno dei difetti. Mumin Kuin, difetti fissi, stabili, per essere offerti sull'altare. E questa santificazione, consacrazione, gli animali hanno una santità monetaria solo, via al do. E dietro la nascita, prima di essere redenti, i mahru si possono vendere e si può vendere la prole, e con denaro ricavato si possono comprare altri sacrifici. Venza e non è necessario attendere finché ricevano un difetto fisico. Sheng du sha halalein se lo yet tafel come noi car, poiché non si può. Non diciamo che riceve una certa santità che è maggiore della madre, poiché riguardo alla madre, siccome ha una menomazione, e possono essere redenti tutto il tempo, così ugualmente anche le loro prole. E perciò vediamo che possono essere redenti. E benché sono immacolati, che non hanno nessun difetto, vediamo. Perciò abbiamo dato risposta a ciò che chiese la Gemara appena adesso. Ma dice Gemara, Tamashe lo yeh tafel chumino amikar. Questo è solo perché diciamo che la prole non può avere una santità maggiore della madre, nei car, la cosa essenziale che è la madre, da loro sorsero. Avalik dish zachale damav kadosh kudoshatagu, che se consacrò questo montone per il suo valore e perciò intenzione di venderlo e col denaro ricavato di comprare un altro per offrirlo, non è detto può offrire questo stesso animale. E infatti mi sale le Rava da Marava il Dissachar le Damem Kadosh Kudoshat Aguf, che Rava disse lo stesso: se santificò questo maschio per il suo valore monetario, che può offrire questo animale stesso, poiché comunque fu santificato. Che il suo corpo è santificato, non solo per il suo valore monetario. Abbiamo fatto la Mishnah Shochatan Bachutz Patur, e se fece scritta fuori, cioè se erano menomati, dopo li consacrò, che se li fece scritta fuori dal santuario, che è assolto. Però Rabbi Elazar Matne Chayav, che è colpevole, o mukila bemati achi, si tratta in un altare privato, che tra il periodo che gli ebrei entrarono in Eretz Israel finché costruirono il santuario fisso e eterno a Gerusalemme, vi erano diversi periodi nei quali c'erano bamot degli altari comunitari, Shiloh e 9 Givdon, e vi erano anche dei periodi che erano altari privati non permessi, periodi che non erano permessi. Comunque, persino su un altare privato è vietato offrire un animale menomato. Damar Rabbi Lazar, minayin zoveh bemat balan mum bemat yachid, bishal ter bamot shehu belo ta'aseh, shenemar, che Rabbi Lazar dice che è vietato offrire un animale menomato su un altare privato. Anche nel periodo quando un altare privato è permesso e che trasgredisce un divieto dell'otta a sé, cioè Neymar, l'otis bach la cebrocheca, sorba a sé, che non si può offrire un animale menomato, perché si scritto là, c'è il biebomo, imeno ignan le bamagdola, che è evidente che su un altare comunitario che è vietato.
poiché dirtivo è scritto esplicitamente che col mum lo yebo avere toshavur, e c'è scritto Haruz o Yabele, Lugarav, Yalefet, lo takiru l'Hashem, che è vietato offrire a un animale malato Hashem. E perciò, Neonyale Bamatiachit, perciò bisogna dire questo verso che dice Lotisba si riferisce a un altare privato. Ma chi Gemara non è detto, poiché Emae Imenoinyale Kodashem, Neonyale Bechor, forse non si riferisce a questo caso di offerte su un altare privato, forse si riferisce a Bukhor, poiché Sakata Dramina o il Bekadoshu Balmom Likrav Namekiu. Perciò è necessario questo verso per insegnarci, poiché, benché ha una santità dal ventre della madre, anche se è miramato, anche è sacro. E perciò avrei potuto pensare l'Ikra Namek Shubalmu, che può essere offerto anche se ha una menomazione, come Shulam Delo, che non si può. Perciò forse questo verso si potrebbe derivare che si riferisce a Bechor. Dice, ma ora no, che non si può dire così, poiché Amri Bechor Beidi Aktivei, che c'è scritto esplicitamente nella Torah riguardo a Bechor, c'è scritto Pistiamo Beber Kol Mumra Lo Tzbecheno, c'è scritto esplicitamente che non si può offrire, perciò non si può riferire a un Bechor. Allora se, diciamo che non si può, non si riferisce a Bechor, però Vema e meno ogni anno Kodashim, te ogni anno Maaser, forse riferisce a Maaser. Siccome avevo potuto pensare che è sempre consacrato, poiché c'è scritto Torah, Dichtiv, lo Ivakher Betov Lera, che non può distinguere tra se l'animale è immacolato oppure no, in tutti i casi rimane sacro, e perciò Nikram Name Bimomei. E avrei potuto pensare che si può offrire anche se meno amato, perciò Kamashmalan dello, perciò è necessario il verso per insegnarci che non si può rispondere a Kamashmalan. Nuovamente dissero le Shiva Amre, e gli studenti di Shiva dissero Masar Nami Gamar Avara Avara Mibchor, che viene derivato da Gzera Shava, poiché c'è scritto riguardo a Bchor, c'è scritto Avarta Kopetra Kamashem Rokar, e riguardo a Masia c'è scritto Kol Masar Bacor Batson, con la serie Avorta Hatashevet, e c'è scritto la stessa parola, Avarta Kolpeter Rechem Lashem, e riguardo a Bachor, e riguardo a Maser c'è scritto la serie Avorta Hatashevet, e perciò c'è Gzera Shavah che si paragona tra Bachor e Maser, perciò sappiamo che anche Maser, così come Bachor, non si può sacrificare se menomato, ugualmente Maser anche non si può sacrificare se è meno amato, perciò non è necessario un verso, perché lo deriviamo da Gzer Shavah. Allora, se non si può, nuovamente, la Gemara chiede riguardo a ciò che Rabbi Lazar voleva insegnare, che Lotisbach si riferisce a Bamat Yachid, dice la Gemara, no, forse si riferisce a Tmolat Kodashim, a un animale sostituto, a un sostituto. Di Sarka da Tramina, avrei potuto pensare il Ukdosha Kshi Balat Mum, avrei potuto pensare che la Tumura, l'animale sostituto, che ha una santità anche se ha una menomazione, Dichtiv lo Echlifino ve lo Emiroto Bentov Lera, che non può essere scambiato, e sappiamo che Tumura è un divieto, c'è scritto là, lo Yamir, che è vietato sostituire un animale, dire questo invece di quello, perché, e non ci guadagna nulla perché anche quello che voleva sostituire rimane consacrato e quello nuovo anche diventa, perciò adesso è il doppio. E comunque, e perciò viene insegnato che Tmura, benché è consacrata, avrei potuto pensare che Krevanam Kshibalat Mura, avrei potuto pensare che viene offerta anche se è menomata, Kamashmalan Delo, che non può essere offerta. E adesso Amarkra riguardo a Tmura c'è scritto Vayehu Tmurato Yeh Kodesh, ma che Tmurato lo, ma hu Balmum lo, a Tmurato Balmum lo, così come l'animale stesso non può essere offerto, così come Tmura anche non può essere offerto. E perciò non posso dire, non si può dire
che quel verso che disse Rabbi Lazar voleva insegnare, che si riferisce a Bamat Yachid, e non si può dire che si riferisce a Tmura. Matkif la Rabbi Zera obiettò e disse e chiese: Emat neu inyan levladot koshim. Adesso Rabbi Zera vuole dire che questo verso, forse invece di insegnare riguardo Bamat Yachid, viene a insegnare che una madre, un animale che è la madre che è immacolata, ma il figlio è menomato, che avrebbe potuto pensare che si può offrire, sa che da Tramina Uil, Becco da Shem, Shembali Momin, Agaviman, Shembali Momin, Name Garve, avrebbe potuto pensare che in tale caso, che siccome viene offerto per la madre, avrebbe potuto pensare che viene offerto, Kamashmanan dell'O, forse questo verso viene insegnato nel caso di un animale che nacque da una madre, cioè la madre immacolata, ma il figlio è menomato. Secondo Gemara, Amarava, Kvar psakka tanad vei Rabbi Ishmael, che no, che Rabbi Ishmael già insegnò riguardo a tale caso, che tanad vei Rabbi Ishmael, che riguardo a tale caso, che rakod asher yelecha undarecha, e ti salvate la cosa, poi dice Torah, rakod ashecha, e si riferisce a Elo atmurot, asher yelecha Elo avladot. Ciò che dice il verso Rak Kodashecha, solo i tuoi sacrifici si riferisce a Tmurot, ai sostituti, a Siulecha e l'Avladot, si riferisce alle prole. E Undarecha, i Kishon HaKatov, le Neder. In tutti questi casi, sia Tmurot e sia Avladot, il verso li paragonò a Nidarecha, ai voti. Kishon HaKatov, le Neder. Ma Neder, Balmum Lo, Afanename e Balmum Lo, che non possono essere sacrificati. E perciò, nuovamente, e non è necessario, tutte queste possibilità non sono necessarie perché già si sanno, e quindi l'esposizione di Rabbi Lazar che si riferisce a Bamat Yachid rimane valida. Perciò quella è la conclusione, la mascanà, che lo Tisbach, ciò che dice la Torah, si riferisce a Bamat Yachid, che non si può offrire un animale menomato. Mishnah Beno Sintura, che non può, non, se fa una sostituzione che non prende vigore, è invalida. Chiamala Maitam, con le ragioni. Demakra, lo Efrefeno, lo Yamir, che non può sostituire. Ashtar Rabbe Tov Amarat Lo. La Torah dice che non si può scambiare un animale mediocre, diciamo, o pessimo, per un animale migliore. Ma se non si può scambiare un animale pessimo per uno migliore, avrei potuto pensare perché no. Se voglio cambiare per uno migliore, perché non posso scambiare? Toberami, ma Torah dice anche, la Torah dice, in esame l'espressione, Rabbe Tove Tovera, ma se non si può da pessimo a migliore, allora è necessario che la Torah dica Tovera, che non può sostituire per un animale peggiore, e questo è evidente. Toberami vai. Perciò viene a insegnare che Tomi Kro Oset Mora, che solo se era immacolato all'inizio e dopo, e diciamo anche se dopo diventò Balmom, diventò menomato, ma si tratta che se era immacolato all'inizio, in quel caso Oset Mora, però Rami Karo e non Oset Mora, però se era menomato all'inizio, prima che fu consacrato, e dopo lo consacrò, che il fatto che sostituisce è non si attuna, che la sostituzione non prende vigore. Abbiamo studiato la Mishnah, i metodi padù, che animali menomati, se morirono, che devono essere redenti. La questione qui è perché c'è un'altra opinione, che devono essere seppelliti, perché questione è, poiché siccome c'è una legge criminatoria che gli animali devono essere valutati dal Cohen e devono stare in piedi, devono essere eretti in piedi, e perciò ci vuole Amadah ve'Arachah, cioè prima
gli animali devono essere stare in piedi davanti al Coen, e dopo di ciò il Coen può valutare. Però se morirono, non possono stare in piedi. Perciò questione è se c'è. Perciò dice, qui la Mishnah dice in metto i padù, che anche se sono morti, che non è necessario che stiano in piedi, che possono essere valutati così anche. Cioè quella legge della Torah che dice gli animali devono stare in piedi e essere valutati, non vigono in questo caso. Comunque in Masechet Mura vi è una disputa tra Rav Shimon e Chachamim. Però i Chachamim lì non sono gli stessi Chachamim della nostra Mishnah, sono altri Chachamim che la pensano esattamente il contrario. Ho fatto uno schema qui per spiegare. Un momento. Per spiegare tutta questa disputa. Ecco, spero potete vedere bene qui. Allora, prima quest'angolo qui, questa è la questione, Hamadarcha, e vi sono due casi, vi sono i casi di Koce Mizbeach e i casi di Koce Bedekabait. Rav Shimon è dell'opinione che solo in questo caso di Koce Mizbeach è necessaria Hamadarcha, però, ma solo se furono consacrati prima, consacrato, se l'animale fu consacrato prima, però Koce Bedekabait no. Adesso, secondo il Chachamim di Trattato Tmura, riguardo a Koce Mizbeach, la pensano ugualmente come Rav Shimon, però riguardo a Koce Bedekabait, loro sono più che ci vuole sì Amadavaracha, invece Rav Shimon dice che no. Adesso c'è un'altra opinione, però la questione riguardo l'opinione di Rabbanan, e questo è quello che ho detto, è l'opinione secondo Rabbi Yochanan. Però Reish Lakish, lui la pensa che invece, che secondo Chachamim, nel caso di Koce Mizbeach non ci vuole Amadaracha, però nel caso di Bedekabait ci vuole sì. E poi vedremo, c'è un'altra opinione di Ula, di Tana, scusi, Tana Dvei Levi, scusi, Tana Dvei Levi, che dice che tutti gli animali devono essere, devono stare in piedi per essere stimati, persino anche se sono menomati, e non solo, ma anche volatili, anche animali che non vengono offerti all'altare. Sull'altare. Qui. Amrav Yehuda, Amrav, Zo, questa Mishnah, la nostra Mishnah, che non segue l'opinione della Chachamim del Trattato Tumura, questa è la seconda opinione di Rav Shimon. Demar, il quale Rav Shimon disse, Koce Mizbeach hayu bichlal ha'amada varacha, che gli animali che devono essere offerti sull'altare, vi era sì l'obbligo di Hamada Varacha, che devono stare in piedi, devono essere stivati dal Kohen. Però Koce Bedekabait lo hayu bichlal ha'amada varacha, però Koce Bedekabait no. Ditna Rav Shimon omer, Koce Bedekabait imetu ipadu. Se animali di Bedekabait che furono consacrati per la manutenzione del santuario, se morirono, possono essere redenti subito. Perciò vuol dire che non devono essere in piedi e devono essere stimati. Devono essere sempre stimati. Per redimere bisogna essere, però non stare in piedi, questo è il fatto. Un vedere Shimon bebal mum meikaro shenibda. Però Rav Shimon ammette nel caso di un animale che prima era menomato e dopo fu consacrato, che Shenivdah, che può essere redento. E
E si tratta che l'animale morì, e si tratta che un animale che viene offerto sull'altare. E può essere, si nifdà anche, può essere dentro, anche se non può stare in piedi, perché anche se morì, non si, naturalmente non può stare in piedi, e comunque può essere stimato e redento. Maitam, per ragione, Markra, Ota, Vericha Kohen Ota, Ota. E riguardo al sacrificio, tale maute balmu micro, viene a escludere un animale che era menomato prima che fu consacrato, era menomato tutto il tempo, già da prima. E siccome dice con otà, solo questa, vuol dire che solo questa e non un'altra, e perciò viene a escludere un animale che era menomato tutto il tempo e che non deve essere in piedi e redento. Però Aval Chachamim, per loro disporre e dicono Chachamim Umrim, immeto i capru, che se morirono devono essere seppelliti, vuol dire poiché non possono essere stati in piedi, non possono essere stimati, e perciò devono essere seppelliti. Chi sono i Chachamim? Spangola Tanat Vei Leviu, di Tanat Vei Levi, a quello che fa la Baracha, che in tutti i casi, tutti gli animali sono inclusi in questa richiesta di Amada Baracha, che devono essere in piedi e essere stimati. E anche un animale che era menomato sempre, anche da prima che fu consacrato. Vechenta dve Levi mevatitei, così insegnò Levi, il saggio della sua yeshiva, dve Levi vuol dire nella yeshiva di Levi, mevatitei nella sua Mishnah, cioè nella sua braita, non è Mishnah, sua braita, afilu chayev, afilu of, e non solo un animale, ma anche bestie selvatiche, e persino volatili, che benché non possono essere offerti sull'altare, però siccome possono essere offerti per il santuario, per la manutenzione del santuario, perché vengono venduti e col denaro ricavato si può usare per rinnovare il santuario, che questi tutti gli animali devono essere in piedi e devono essere stimati. E perciò se morirono, allora non si possono, siccome non possono stare in piedi, devono essere seppelliti. Chiamala, riguardo a ciò che dice Tanat Vei Levi, che include tutti gli animali, Veaktiv Ota, Vericha Kohen Ota, solo essa deve essere in piedi e stimata, ma altri che sono menomati, no. E risponde Gemara, Ota, le tante rilevi, Kasia. Infatti è una difficoltà e non sappiamo una risposta riguardo a questa domanda. Che Gemara, Avrabanan, de pliga le de Rabbi Shimon, mai. Achiname de immeto, ipadu. Ma se Rabbanan che dispone con Rabbi Shimon, allora vuol dire che loro sono opinione che se morirono che possano essere redenti. In tutti i casi, sia se erano Kochei Mizbeach che Kochei Bedek HaBayit, che siccome gli animali erano menomati prima che furono consacrati, e perciò non possono essere. E possono stare in piedi se morirono, insomma, si tratta che morirono. Allora, Yahi, studiava Shimon, o Machlutomi Baile. Però se dicessimo così, allora la verità avrebbe dovuto dire, così dice Shimon, e così dicono i saggi che dispongono con lui. Cioè, Rava avrebbe dovuto dire che questa è l'opinione di Rav Shimon, e questa è l'opinione dei saggi che dicono con loro. Ma siccome non disse così, vuol dire che non si può dire così,
possiamo dire che la nostra Mishnah segue anche l'opinione di Chachamim. Possiamo dire che questi Chachamim dicono il contrario della nostra Mishnah. Secondo loro, un animale, tale animale dovrebbe essere seppellito, invece la nostra Mishnah dice che viene stimato anche se non può stare in piedi. Ma ancora Amri rispose alla Shiva che Rav, che Rav Shimon ben Lakish, Rav la pensa come Rav Shimon ben Lakish, De Ammar, il quale disse che le Rabbanan, secondo Rabbanan che disputano con Rav Shimon, che abbiamo visto in questo schizzetto, Kocheb de Kabait o Yubichlan, che Kocheb de Kabait erano. Vi era, riguardo a essi, vi era l'obbligo di Ayubeklal Amadav Arachah, e avrebbero dovuto stare in piedi per essere stimati. Perciò, però, Kocei Mizbeach lo Ayubeklal Amadav Arachah, però i sacrifici normali no. Poiché il verso che dice Ve'emid Ve'erich si tratta lì solo di Kocei Bedekabait e non di Kocei Mizbeach. Velo mituqa matitin kerabanan. Perciò Rav non avrebbe potuto dire che la nostra Mishnah segue l'opinione dei Chachamim. Dekatani sefa imeto ikavru. Secondo i saggi gli dicono che questi animali, anche se erano menomati, che devono essere seppelliti, invece la nostra Mishnah dice ipadu, non ikavru. Cioè vuol dire che non sono gli stessi saggi, sono altri saggi. Chiamarà. Vimai deha metu ikavru. Mishum debaya madavar ha'u, dirma mishum debaya madavar ha'u, l'achilani klavimu. Come fai a sapere che è la ragione per la quale dici, che sostieni, che ciò che diciamo che immetto i cavrù, se questi animali morirono, che devono essere seppelliti, che diciamo per quale ragione devono essere seppelliti, poiché non possono stare in piedi? Chi dice, c'è un'altra ragione, poiché ci sono dei casi che non si può redimere. Se sappiamo che alla fine questi cani verranno dati in pasto ai cani, poiché è una mancanza di rispetto per un animale che ha una certa santità di darlo in pasto ai cani. Perciò se sappiamo dall'inizio che verrà dato in pasto ai cani, perciò non si possono redimere, perciò devono essere seppelliti. Perciò vediamo che questa non è ragione, Mishum Ma'amad HaBaracha, un'altra ragione. E perciò se vengono seppelliti vuol dire che hanno una santità, e se vengono dati in pasto ai cani è solo perché non hanno una santità. E la ragione per la quale uno potrebbe dare in pasto ai cani è se veramente erano menomati dall'inizio, prima che furono consacrati, e allora non hanno nessuna santità. Che Amra dissero gli studenti del Shiva, imken itne imna sutrefa ikavru. C'è un altro caso, avrei potuto menzionare il caso che se l'animale diventò trefa, che se diventò trefa, allora avrebbe dovuto dire che in questo caso gli animali verrebbero seppelliti. Cioè, se la ragione che è, poiché avremmo dovuto e poi diventa clavim, l'achilani clavim, per non dare in pasto ai cani, avrebbe dovuto dire allora, in una su tre fa, se erano tre fa non possono essere dati in pasto ai cani, ma siccome non dice che tre fa, vuol dire che questa non è la ragione, ragione dei cani. Perciò ritorno nuovamente alla ragione, che la ragione è perché ci vuole Amadavaraha. E secondo Chachamim non ci vuole Amadavaraha. Vibaitema, un'altra spiegazione. Si potrebbe dire che l'Olam Rav, che Rabbi Yochanan Svirale, Rav è l'opinione come Rabbi Yochanan, il quale disse, lì nel Trattato Tumura, che secondo Chachamim sia Kocei Mizbeach e sia Kocei Bedekabait sono inclusi in questa regola di Amadavaraha, che devono essere in piedi, e perciò
E ciò che dice la nostra Mishnah, che se prima furono consacrati e poi diventarono menomati, che in questo caso i metu i kavru, secondo loro ci vuole Amadavraha, devono essere eretti, devono poter stare eretti. E perciò Utni cambia la versione di Rav e di che Zodi Vrei Rav Shimon umachlukto, cioè questa è l'opinione sia di Rav Shimon e sia di dei Chachamim. Come avete visto, nuovamente, ho visto che non solo se fu sì, ci vuole Amadavraha, e se fu consacrato prima, e Chachamim anche la pensano ugualmente, questa è l'opinione di Rabbi Yochanan. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.